ci può dire soltanto la sua età? 48 Ecco, da quando ha scoperto di essere positiva al Covid? 31 del 28 ottobre. Mi sono stata presentata all'USCA, che mi ha chiamato più volte per sentire come stavo, che sintomi avvisavo. L'ultima telefonata è avvenuta proprio ieri perché avevo delle difficoltà respiratorie e sono venuti a valutarmi. E quanto mi riguarda mio marito ha avuto febbre. Io ho avuto febbre, dolori, perdita dell'olfatto e i dolori più che altro. Questo è il peso sul petto molto forte. Mio marito invece ha avuto febbre alta e dolori diffusi in tutto il corpo, e anche lui la perdita dell'olfatto e del gusto. E poi il fatto è che noi abbiamo nostro figlio a casa, un 18enne, che è risultato negativo lui al tampone. E quello che volevo appunto chiedere all'ufficio di igiene pubblica è come dobbiamo comportarci con lui, essendo tutti e tre conviventi nello stesso appartamento. Soltanto che non mi riesce a parlarci. È impossibile, è impossibile, non rispondono mai, o se rispondono staccano. Continuo a sentire dire anche da altri colleghi di lavoro che questo certificato di igiene pubblica non arriva, e senza di quello io non potrei uscire. Quindi vorrei sollevare il problema, che mi sembra abbastanza grosso, perché dopo 20 giorni che non sto dentro casa le garantisco che diventa tutto molto più difficile. Se uno deve disinfettare continuamente, cioè io se vado al bagno lo disinfetto perché comunque mio figlio usa lo stesso bagno. Mangiamo, io preparo da mangiare con guanti e mascherina, lui mangia, dopodiché mangiamo noi. Cioè non è facile, non ho la possibilità di allontanare mio figlio o di isolarci con mio marito, non abbiamo parenti qui, io non sono di qui. Senta, le è stata offerta la possibilità dell'albergo sanitario? Non me ne ha parlato nessuno, no. Lei, come tutti coloro che comunque hanno lavorato in questo periodo, si sarà protetta, no? Avrà usato i DPI, avrà avuto, diciamo, le attenzioni che doveva avere. Ha lavorato con la tuta, con la visiera e con l'FP2, io comunque sono risultata positiva al Covid. Non so se c'è stato ritardo, non lo so, se è stato troppo tardi, ormai già l'avevamo già preso, non soltanto io ma anche altri colleghi. Non lo so, non so che dire, soltanto di essere attenti, tanto attenti, perché non è bello, non si sta bene affatto. A parte per quanto riguarda la salute, ma proprio a livello psicologico non stai bene. Cioè comunque sei chiusa in casa e non hai nessuna cosa più brutta del Covid è la solitudine. La solitudine, non poter avere nessun tipo di relazione interpersonale, quello è orribile, perché non hai contatto con nessuno. Cioè è brutto, cioè avere comunque un secchio a parte per i rifiuti speciali dove puoi dover mettere tutti i rifiuti di casa, insomma non è bello, veramente non è bello, è soltanto ecco, se ci filassero un pochetto per più, io soltanto quello chiedo. Da quello che ho letto dai vari protocolli, che il ragazzo dopo un tempo mi sono negativizzata dovrebbe rimanere ancora 10 giorni a casa, cioè l'ho letto. Io voglio essere sicura, cioè che mio figlio venga rifatto un tampone una volta che mi sono negativizzata, perché voglio star tranquilla che anche lui sta bene.